Antonio Melzi, chi dimentica la storia, le proprie origini, quindi considera folklore e tradizioni un dettaglio, pecca appunto di storicità. Assolutamente, lo spirito proprio di questa manifestazione è proprio quello di ricordare e non dimenticare mai un valore culturale meraviglioso che abbiamo. Non so se già prima di me l'hanno detto, ma l'abolizione della pena di morte e delle pene corporali nel 1786 penso che sia un primato che ci compete e che non abbiamo assolutamente voglia di perdere. Nello specifico la nostra associazione è nata da una cosa del tipo di questa, nel senso che fra storia e leggenda un nostro importante scultore Andrea Della Robbia ha sigillato con un bassorilievo meraviglioso l'evento che noi cerchiamo di rievocare. E da questo è nato tutto l'amore per la tradizione e per la cultura che ci viene da lontano.